Buongiorno, e ora proseguiamo dopo aver imparato la nostra Fetch API a sviluppare la parte client dell'esempio che abbiamo già messo a disposizione per quanto riguarda le API lato server. Quindi sostanzialmente abbiamo preso quanto abbiamo già sviluppato sul lato del server, quindi quello che trovate online già sul Git, e quindi tutte le funzionalità che abbiamo a disposizione abbiamo messo a disposizione in Express, quindi sostanzialmente quello che abbiamo sviluppato l'altra volta durante l'esempio. E ricordate anche che abbiamo messo come possibilità all'inizio in Express la possibilità di caricare dei file staticamente, e quindi servire dei file che staticamente al client, in particolare per esempio l'index.html ed eventuali altri file presenti nella cartella client. Io qui per comodità ho inserito già un file index.html che potrebbe essere tranquillamente quello che avete già sviluppato nei precedenti laboratori. Una versione semplificata in cui tutto è statico e che viene renderizzata così come vedete ora. Quindi qui all'interno del file HTML troviamo semplicemente un header hello con poi uno spazio in cui metteremo eventuali messaggi di errore, ma che per ora non è visualizzabile perché non contiene nulla. E poi la tabella che ci consente di visualizzare la lista dei nostri esami, quindi i voti dei nostri esami, più una parte sottostante creata con questo Jumbotron di Bootstrap, che sostanzialmente ci dà questo sfondo grigio, e nella quale abbiamo sostanzialmente inserito un form di actions che abbiamo dato noi, all'interno del quale abbiamo sostanzialmente messo tre caselle, una lista che andremo a popolare con i corsi tra i quali possiamo scegliere, una casella nel quale possiamo inserire lo score, e una casella all'interno della quale possiamo inserire la data. Quindi tipo data, tipo numero, che così ci fa apparire le freccettine che sono in grado di consentirci di selezionare un numero, e così via. E non ci fa andare al di sotto del minimo, al di sopra del massimo, eccetera, eccetera. Se lo inseriamo noi, chiaramente farà automaticamente la validazione a seconda dei valori che abbiamo già indicato. Quindi questo è quanto, all'interno di questo file, che possiamo anche andare a vedere in Visual Studio Code, che forse è la cosa migliore, quindi nella cartella client, in index sostanzialmente non facciamo nient'altro che caricare il CSS di Bootstrap. In questo caso addirittura non abbiamo neanche un nostro CSS, di fatto non abbiamo realizzato niente noi in maniera autonoma, ma se voi avete il vostro potete ovviamente includerlo. E vogliamo caricare un contenuto, un main.js, che sarà il codice che andremo a scrivere lato client. Lo carichiamo con questo meccanismo del type module, perché finalmente i nostri dati saranno serviti, le nostre pagine saranno servite da un server web, e quindi finalmente possiamo usare i moduli. Vi ricordo che inserire type module significa automaticamente che lo script, pur essendo eseguito nell'head, verrà caricato come se ci fosse il defer attivo, quindi al termine del caricamento verrà eseguito, scusate, dal termine il caricamento della pagina, quindi caricato in maniera asincrona e poi eseguito al termine. E inoltre tutto il codice all'interno del main.js verrà eseguito in strict mode automaticamente. Andiamo quindi a creare questo main.js, quindi dentro client sostanzialmente andiamo a creare un file che è main.js.
JS nel quale cominceremo ad operare. Prima di procedere, vi ricordo che se avete scaricato i file del Git, dobbiamo per prima cosa avere la cartella node modules che include Express e tutto quanto per far funzionare il nostro server. In questo caso, come vedete, non c'è ancora e quindi come facciamo? Possiamo semplicemente aprire un terminale che verrà aperto automaticamente nella cartella nella quale stiamo lavorando, dove ci sono tutti i nostri file, eccetera. E siccome esiste già un package JSON, che è quello che abbiamo creato l'altra volta, che diciamo ci informa già relativamente alle dipendenze, quindi che possiamo anche aprire, che ci dice che c'è Express, Morgan, SQLite3, eccetera, eccetera. Se non l'avete già fatto perché state lavorando nella cartella l'altra volta, dovete fare npm install e quindi attendere che vengano caricati tutti i file, scaricati anzi, e poi installati tutti i file relativi alle dipendenze che dobbiamo utilizzare. Quindi in questa maniera avremo adesso una cartella node modules che contiene tutti i moduli necessari al funzionamento e potremo effettivamente lanciare Node con il nostro server JS. E quindi vedete che parte. Ctrl C lo fermo. Ricordate che avevamo installato il Node Mon, che viene comodo in fase di sviluppo perché così tutte le volte che salviamo i file automaticamente questo server viene fatto ripartire. In realtà lavoreremo principalmente sui file del client, quindi non ci sarebbe bisogno, però per comodità vi ricordo npm install nodemon. Viene installato anche nodemon e lanceremo quindi il server con nodemon. Quindi nodemon index, no server, scusate, JS. Ok, e quindi nel momento in cui noi andassimo sul server a fare un control S, vedete che riparte automaticamente. Intanto verifichiamo che funzioni tutto perché io vi ho fatto vedere la pagina caricata dal file system, come vedete qui c'è file due punti, però io voglio caricarla da localhost. Ed in effetti funziona e vengono fatti tutti i caricamenti, oltre vabbè, ovviamente a Bootstrap eccetera che viene caricato dalla rete, eventualmente dalla cache locale se non è cambiato. Abbiamo caricato il primo file che è il nostro file index, eccolo. E il main.js che vi si trova come dipendenza all'interno del file HTML stesso. Ok, riduciamo magari un po' la dimensione di fonte per avere qualcosa di più leggibile. Ok, e quindi possiamo iniziare a lavorare. E quindi andiamo a lavorare ovviamente sulla parte client, perché la parte server l'abbiamo già vista, appunto già sviluppata, ci sono tutte le API REST che conosciamo. Quindi nella parte client iniziamo. Procediamo nella seguente maniera. Prima di tutto dovete ricordarvi che tutto quello che facciamo dovrà essere inserito in un listener che aspetti il caricamento della pagina. E quindi window add event listener e dovremo aspettare per l'evento load e sostanzialmente inserire tutto in una callback che quindi viene eseguita nel momento in cui la pagina viene caricata. Che cosa dobbiamo andare a fare qui dentro? Dobbiamo sostanzialmente fare due operazioni che sono quella di riempire la tabella dei voti e inizializzare il form. Ricordate sempre, abbiamo questa tabella qui sopra da riempire e poi dovremo far funzionare il form e quindi in particolare avere la lista dei corsi con la quale potremo poi andare ad operare. Quindi diciamo che cominciamo con lo scriverci due funzioni generiche tipo so, populate scores e che quindi farà riempirà la tabella.
con gli actual scores, con i voti, e poi faremo l'initialize form che riempie il drop down menu, fill the drop down menu, che è quello che abbiamo visto prima. Ok, notate che questo server viene ricaricato anche se salviamo il file nella parte statica, vabbè, perché diciamo non è a conoscenza del fatto che se sono file statici o dinamici e quindi si ricarica, ma per noi non è un problema, l'importante è tenerlo lì attivo, pronto ad operare quando facciamo i nostri test. A questo punto possiamo scrivere lo scheletro delle nostre funzioni, function populate scores, che sostanzialmente andrà a recuperare tutte le informazioni dal backend, quindi dalle API REST, get all exams from the backend, quindi REST API. E poi c'è la parte del DOM, che di solito è quella più noiosa, cioè da aggiornare tutta la tabella. Update the table with the new content. Ok, dico noiosa nel senso che di solito c'è un po' di codice da scrivere. E poi avremo l'altra funzione, function initialize form, che ovviamente dovrà fare cose analoghe e di cui ci preoccuperemo dopo. Quindi cominciamo dalla questione relativa a recuperare gli esami del backend, quindi sostanzialmente andare a chiamare le API, per esempio in questo caso sugli scores, e quindi avremo questo degli exams. Potremmo cominciare a scrivere del codice qui, però solitamente non è una grande idea avere, come sapete, tutto il codice in un unico file, no? Quindi consentitemi di andare a creare un nuovo file, sempre all'interno della cartella client, che chiamiamo api.js, nel quale andremo a inserire le funzioni che vanno ad interagire con il backend, quindi il lato del server. Quindi qui dentro possiamo sostanzialmente inserire tutte le API calls e tutte le chiamate, quindi diciamo defined here. E per esempio potremmo crearci una funzione get all exams che sostanzialmente va a chiamare le API REST. In particolare questa chiamerà l'API, mi sembra exams, andiamo a vedere, quindi questo è il server, get exams, esattamente, quindi un API, e quindi adesso pensiamo a come procede. Prima di metterci a scrivere del codice però dovremo fare in modo che questa funzione sia richiamabile dall'altro file, quindi dal main.js. Siccome vogliamo scrivere questo file sotto forma di modulo, sapete che possiamo, anzi dobbiamo usare la keyword export con la lista delle funzioni che vogliamo esportare, quindi get all exams, ok, che quindi può così essere esportata sul main.js, e ovviamente nel main.js dovrà essere importata, quindi prima di dimenticarcene andiamo a fare questa operazione. Questa operazione va fatta all'inizio, prima del nostro codice, prima di utilizzare la funzione che viene dall'altro modulo, e quindi potremmo importare dal nostro file API. Io direi tutto, visto che scriveremo tante cose, quindi diciamo pure asterisco. Diamogli un nome, per esempio API. Quindi diamo il nome a questo modulo esterno, e quindi dal from dobbiamo dire qual è il nome del file.
e quindi il nome del file che è api.js. Mi raccomando, non dimenticatevi di mettere punto barra, perché così viene importato dalla cartella corrente e non viene preso dal node modus, eccetera, eccetera. Quindi così correttamente dovremmo avere poi a disposizione la funzione api get all exams, che in effetti vedete, senza fidarci mai troppo di questi suggerimenti, però vedete che se vi viene suggerita è perché effettivamente c'è poi la possibilità di andarla a utilizzare, viene riconosciuta dall'ambiente. Quindi concludiamo da questa parte, quindi visto che è particolarmente semplice, nel momento in cui abbiamo la get all exams, sostanzialmente questa andrà a interrogare il server web e ci ritornerà una lista di cioè un array di oggetti exams, ok? E tramite questa array di oggetti andremo a popolare l'HTML e quindi sostanzialmente andremo a scrivere tutto il codice che va a popolare l'HTML tramite la manipolazione del DOM. Questo codice abbiamo già imparato a scriverlo l'altra volta e quindi diciamo non è necessario che ci spendiamo troppo tempo e quindi permettetemi di fare l'incolla, ho fatto copia e questo è l'incolla, sostanzialmente andiamo a recuperarci la tabella, anzi il tbody della tabella, quindi la parte che contiene i dati, andiamo a svuotarla dal contenuto vecchio e poi andiamo a fare sul array exams for each ogni elemento, creiamo una riga e questa riga viene sostanzialmente appesa alla fine della tabella. Quindi qui abbiamo risolto la funzione popular discourse che riempie la tabella. A questo punto dobbiamo ovviamente andare a scrivere la nostra get all exam, che è proprio l'argomento di questa lezione. Siamo quindi nella get all exams e andiamo a caricare le informazioni. Quindi diciamo che facciamo fetch dell'URL che era exams e la fetch, come abbiamo imparato nella lezione, diciamo teorica, di teoria, ci ritorna una promise e quindi dobbiamo gestire la promise. O la gestiamo col punto then e passiamo una callback, eccetera, ma siccome poi dovremo fare altre operazioni e diciamo vogliamo gestire quello che viene ritornato dalla promise e provare per esempio che so, a fare una gestione di tipo asincrono con la wait, facciamo questa prova, visto che in questo caso viene abbastanza bene, e quindi diciamo che const response await fetch, e questa response sarà una promise, la promise ritornata dalla fetch. Siccome abbiamo inserito await, nel momento in cui inseriamo await, aspettiamo che la promise venga risolta, e quindi se questo sarà in caso di successo il valore della risposta che riceviamo dal server web. A questo punto parsifichiamo la risposta e ci facciamo dare il JSON, quindi const exams JSON, sarà il response.json, okay? Che ricordatevi anche esso ritorna una promise, quindi anche per lui dobbiamo aspettare che finisca il processamento. E a questo punto possiamo fare un semplice test per vedere se è tutto andato bene, quindi se il response ok, allora diciamo pure che ritorniamo exams.json, else c'è stato un problema e quindi diciamo che gestiamo il problema lanciando un'eccezione, quindi throw error in get exam exams.
Per ora non ci preoccupiamo troppo della gestione degli errori. Nel commit finale che troverete sul git, vedrete anche come si può provare a gestire gli errori in maniera un po' più attenta. Però in questo primo momento focalizziamoci semplicemente sul far funzionare le cose quando, diciamo così, tutto funziona e quindi non ci sono errori nelle richieste e nelle risposte, eccetera. Quindi di per sé questo potrebbe già cominciare a funzionare. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è ritornare direttamente quello che arriva dal server, non tanto perché ci sia il rischio che ci sia chissà cosa dentro questo JSON, ma per il fatto che noi abbiamo diciamo, adottato un modo di programmazione ad oggetti, e per esempio in uno dei laboratori avete adottato questo tipo di approccio, quindi vorremmo utilizzare questo tipo di approccio anche nell'applicazione che stiamo sviluppando, quindi riciclando sostanzialmente il codice che abbiamo già sviluppato. E per esempio se andiamo a prendere l'exam.js che avete già sviluppato, che trovate per esempio nella soluzione di uno dei laboratori precedenti, qui abbiamo creato una classe exam per rappresentare il nostro esame e quindi avrebbe senso sostanzialmente usare questo approccio diciamo, a oggetti in cui, come sapete, in JavaScript parlare di oggetti è una cosa un po' particolare, no? Quindi non stiamo dicendo che è un'istanza di una classe, ma in JavaScript l'istanza è sostanzialmente un oggetto il cui prototipo non è quello di object, quindi il generico object, ma è un prototipo particolare che è quello collegato alla funzione del costruttore. E quindi non a caso diciamo, ci facciamo a questo metodo statico che è in grado di fornito un oggetto che sostanzialmente è un oggetto derivato dal parsing di un JSON e quindi un oggetto che ha come padre object, potremmo assegnare le sue proprietà a un oggetto creato con new exam in maniera che il nuovo oggetto, quello che viene ritornato dalla object assign, sia sostanzialmente un oggetto, diciamo così, di tipo exam, che poi in JavaScript vuol dire che il suo prototipo appunto si riferisce alla funzione costruttore exam. Quindi andiamo a fare questa operazione e in API sostanzialmente andiamo a creare un oggetto per ognuno di questi elementi nell'array. Come sapete, per lavorare sugli array a noi piace usare la programmazione funzionale, dico noi nel senso che in JavaScript, e quindi creiamo per ogni elemento. Sostanzialmente andiamo a creare ritornare un exam from ex. Ovviamente, come avete visto, non ci veniva riconosciuto. Ah no, ci viene riconosciuto, chiedo scusa, perché abbiamo importato exam. E quindi di fatto siamo andati a recuperarcelo dalla classe corrispondente. Quindi questa riga è stata aggiunta automaticamente dal Visual Studio Code che si è accorto che il fatto che avevamo già a disposizione questo exam e quindi ce l'ha aggiunta in maniera automatica. Bene, a questo punto direi che vediamo se funziona. E quindi abbiamo salvato e andiamo a vedere se funziona. Quindi carichiamo la pagina, in effetti non funziona. Questo non deve mai spaventarvi, come sapete, e d'altronde qualcosa lo lasciamo anche di errato nel video, perché altrimenti sembra che sappiamo fare sempre tutto e non sappiamo poi neanche provare a debuggare alcunché. Quindi vediamo un po' di capirci qualcosa. Quindi viene caricato il main, il main che poi dovrebbe caricare diciamo tutte le altre carica API e probabilmente ci sarà qualcosa che non funziona in API, per esempio ecco.
tipo se andiamo nella console, visto che è il codice che gira nel browser, API 721, quindi beh, questo ci apre il codice, quindi c'era questa linea, e in questa linea c'è is reserved identifier, vabbè, questo ci apre la guida di Mozilla, però non mi sembra il caso di arrivare fino lì, però sostanzialmente ci dica che il problema è sulla wait, e quindi possiamo ragionare in questi termini, la linea 7, e il problema è che la wait si può usare solo in una funzione async, sapete, anzi in realtà bisogna scrivere async function. Ok. Quindi async function, quindi get all exams, e quindi qui dentro sarà questa funzione, che è una funzione async. Facciamo la prova, riproviamo quindi col browser, quindi chiudiamo, riproviamo, e di nuovo non funziona. Va bene, non funziona. Cerchiamo di capire cosa c'è che non funziona. Non è sempre semplice capire, però diciamo, facciamo il nostro sforzo e proviamo anche a fare qualche esperimento così di debugging. Quindi in API abbiamo del codice, vediamo la console. La console ci dice 721. Beh, allora prima di tutto devo assicurarmi di aver salvato. E quindi questo in API, quindi vado in Visual Studio Code, API, mi sembra di aver salvato, però forse mi sono dimenticato. Ecco, allora proviamo ancora una volta. Ok, loading mode from, insomma, questo non ci interessa. Ok, questo dovremmo anche mettere main CS, però diciamo la cosa importante che ci dobbiamo capire. Prima di tutto, ecco, quel messaggio voleva dire che qui dobbiamo scrivere exam.js come importazione, che voleva dire che non veniva caricato correttamente. Poi c'è exams for each is not a function, main 16, quindi exams for each, perché evidentemente l'exams avrà qualche problema, quindi possiamo inserire un breakpoint e ricaricare la pagina. Ok. Quindi exams fulfilled value dovrebbe esserci, ok, però exams è questo, però exams è una promise, no? Perché prototype è promise prototype, quindi è vero che avrà il suo valore, però non è un array, perché ci siamo dimenticati di gestire la promise. O mettiamo then, perché api get all exams è una funzione asincrona e quindi ritorna una promise, quindi la promise o mettiamo then oppure mettiamo await qui. Quindi lasciamo il breakpoint, così facciamo un po' di esercizi. Andiamo sul Visual Studio Code, andiamo sul main, mettiamo la await, che è la maniera più semplice di scrivere questo codice. Ctrl S, ricarichiamo la pagina, quindi facciamo stop, in realtà ci siamo fermati nel breakpoint, quindi a questo punto possiamo lasciare andare avanti e ricaricare la pagina, e la pagina verrà ricaricata await di nuovo reserved identifier, quindi populate score è un await, è un async, anzi, ok, e quindi Ctrl S e speriamo di aver finito. Ok,
E va bene, siamo fermi sul breakpoint. Exams. Ho finalmente un array, prototype array, quindi lasciamolo andare avanti. Finalmente ci ha caricato il tutto. Scusate, vi ho fatto un po' perdere tempo, ma volevo anche farvi vedere come agire in caso di problemi. Nel senso che se ci sono dei problemi bisogna essere in grado di cercare di un po' di debuggarseli. Quindi abbiamo il nostro caricamento fatto dal server web. Possiamo anche andare a vedere direttamente. Nel network, no? Quindi carichiamo, vedremo che ci sarà exams fetch. Ecco, notate fetch come causa, quindi chi ha iniziato la richiesta, e un JSON che quindi avremmo nella response JSON tradotto oppure il formato grezzo. Quindi response header, il response ci sarà anche. Questi sono i raw headers. In realtà avremmo fatto meglio a scrivere content type. Application JSON non c'è, vabbè, l'abbiamo interpretato lo stesso, abbiamo dato per scontato che fosse JSON, però sarebbe meglio poi andare a modificare la parte server in maniera che ci ritorni content type. Va bene, però diciamo in questo momento ci stiamo focalizzando sul client e continuiamo sul lato client. Andiamo quindi sulla funzione successiva che sarà quella di inizializzazione del form, quindi di quella lista qui che però è vuota ma che dobbiamo ovviamente riempire sulla base di quello che ci viene ritornato di nuovo dal server. Quindi prima di tutto dobbiamo andare a agganciare il form, quindi const this form uguale document. Proviamo a usare questa sintassi, tanto per cambiare un po', forms, quindi potevamo fare un getElementById, questa è la lista di tutti i forms presenti nella pagina e nella pagina abbiamo questo form, un unico form che ha un certo identificativo, dunque dove l'abbiamo messo, che abbiamo chiamato con l'id actions. Quindi siamo qui, actions. Ok, questo recupera l'elemento del DOM relativo al form. Potevamo anche fare getElementById, ma così abbiamo fatto un po' di pratica con un altro un modo di accedere agli elementi del DOM. This form, diciamo che la prima cosa che dobbiamo fare è fare prevent default, cioè non vogliamo che succeda che il form venga sottomesso, perché questo è il modo di funzionare delle applicazioni single page application, quindi applicazioni web moderne. Submit e ovviamente vogliamo che no, scusate, questo submit è il nome dell'evento e diamo la callback che riceve l'evento e la prima cosa che fa è have prevent default, così non verrà sottomesso. Quindi questa è la prima cosa da ricordarsi di fare. Poi vediamo di gestire il comportamento del form. E quindi andiamo a by default mettere il form invisible, che è così com'è, è scritto nell'HTML, quindi dobbiamo nasconderlo per prima cosa. Quindi document, diciamo che qui usiamo il nostro solito query selector, il nostro form ID che è dunque, anzi, più che il form nascondiamo tutto, no? Tutta la cosa che corrisponde al Jumbotron che è tutto questo. Facciamo inspect element e tutto questo è quindi tutta la cosa grigia è sostanzialmente il Jumbotron, quindi add exam form. Add exam form, quindi main add exam form, e
E come facciamo a nasconderlo? Beh, agiamo come sempre col CSS, prendiamo la class list e facciamo add una classe, che è una classe di Bootstrap predefinita, invisible. Ok, e quindi questo farà in modo di nascondere il form alla via. E poi vogliamo anche però agganciare l'evento che quando premiamo sul più, ricordate che c'è il più, vogliamo farlo comparire. Quindi per ora non succede niente perché non abbiamo fatto nulla, però vogliamo che succeda questo. Quindi agganciamo il bottoncino, che query selector, che si chiama add button, se ricordo bene. Quindi andiamo a prendercelo se non lo sappiamo. E abbiamo button id add button. Add button. Questo nome ovviamente come il precedente l'abbiamo stabilito noi. Add event listener e sul click andiamo a fare l'operazione di nascondere o meglio far apparire nascondere il form e far sparire il bottone più. E quindi facciamo che prendiamo la riga di prima anziché add, ops, oh, lala, CTRL-C, ok, quindi add remove e invece faremo l'add sull'add button, no? Quindi prendiamo questo. Add button class list add invisible. Ok, andiamo quindi a fare la prova e facciamo la prova, quindi vediamo se adesso funziona. Beh, intanto c'è qui e quindi ovviamente questo è chiaro che non funziona, dobbiamo ricaricare la pagina. Carichiamo la pagina e in effetti questo è il nuovo codice che per prima cosa nasconde il form e se lo schiacciamo fa sparire il bottone e ci fa apparire il form. E ovviamente adesso però non abbiamo modo di farlo sparire perché vorremmo agganciare il cancel chiaramente. Quindi andiamo a sistemare il codice per il cancel. Quindi torniamo nel Visual Studio Code. Facciamo quindi la stessa cosa, vediamo di velocizzare un po' le operazioni, quindi sostanzialmente andiamo a gestire l'handler del cancel che non farà nient'altro che agganciare il click sul bottone cancel, quindi elements cancel button, quindi di nuovo con quella sintassi dei form, e andiamo ad aggiustare gli invisible in maniera corretta, quindi a rimuoverli e a inserirli. Andiamo a provare. Proviamo e quindi ovviamente ricarichiamo per prima cosa, visibile, cancel, invisibile, visibile, invisibile, benissimo. E adesso ovviamente dobbiamo agganciare qualcosa al bottone save, nel senso che qui comunque è un bottone di submit, quindi c'è la validazione HTML che funziona, dell'HTML5, però poi abbiamo già inserito quel prevent default e dobbiamo per prima cosa andare a fare in modo di prendere i dati, anzi, per la verità, per prima cosa dobbiamo riempire questa lista e poi andare a prendere i dati e inviarli al server. Cominciamo dalla parte diciamo più interessante, che è quella di agganciare l'evento del click del bottone, e quindi prendiamo pure gli elements e dunque si chiama save button. Andiamo a cercarcele, però comunque dovreste essere in grado oramai di aver capito come funziona. Quindi inspector save, e questo è il id save button, e andiamo ad agganciare il add event listener. Event listener
ovviamente il click, quindi vediamo di non scordarci alcuna parentesi e vediamo se è possibile sottomettere il form e quindi this form, cioè validity, usiamo check validity, se è tutto ok, quindi form valida, cosa che dobbiamo verificare noi a mano perché adesso lo stiamo facendo la sottomissione poi dal codice, andremo a inviare i dati sul form, sul server. E quindi vediamo send data to server. Dunque qui c'è add event listener, click, ah ecco mi si sono chiuso una parentesi tonda di troppo. Ok, benissimo. Chiaramente potremmo fare ulteriori operazioni di validazione in questo punto, una che però non facciamo perché non c'è in questo momento necessità, ci basta la validazione HTML5. Quindi non c'è nessuna informazione, nessuna ulteriore operazione da svolgere, quindi possiamo scrivere il codice per andare a inviare i dati al server. Quindi prendiamo le informazioni relative all'esame, const exam, e sostanzialmente creiamo un nuovo oggetto exam, quindi che prende come parametri. Andiamo a vedere in exam il costruttore ovviamente prende il codice, il corso, il voto e la data. E quindi andiamo qui dentro, new exam, e possiamo sostanzialmente prendere this form, course code. Qui dobbiamo andare a vedere come abbiamo chiamato le cose nel form, quindi questo, form control, name, abbiamo dato course code. E poi abbiamo dato exam score e poi abbiamo dato, no scusa, questa è la label, ecco questo è exam score e poi abbiamo dato probabilmente exam date, exam score, exam date, quindi this, ah scusate, punto value, perché quello è l'elemento, this form exam score, punto value this form exam score, no, exam date punto value. Ok, a questo punto possiamo chiamare l'API, quindi abbiamo la nostra API e chiamiamola insert new exam, che in realtà è ancora da scrivere, però gli passiamo il nostro esame. Ok, prima di andare a scriverla però ricordate le nostre API che siccome usano la fetch sono sostanzialmente API asincrone e quindi come abbiamo fatto di sopra, quindi di sopra in realtà abbiamo fatto che fare await, proviamo qui invece a fare, diciamo ci ritorna una promise e quindi possiamo pensare di fare diciamo then. E cosa dobbiamo fare nel momento in cui viene inserito un nuovo esame? Beh, sostanzialmente la cosa da fare sarebbe quella di riempire la tabella degli esami, caricando quindi anche il nuovo esame inserito. Quindi diciamo che facciamo eseguire una callback che va a fare il populate scores. E poi eventualmente si potrà mettere catch, eccetera, per gestire eventuali errori, però diciamo per ora la manteniamo semplice. Quindi a questo punto possiamo effettivamente andare dall'altra parte e andare a farci la nostra funzione di gestione quindi possiamo farci la solita funzione, la funzione che abbiamo scritto di là, insert new exam, che prende un exam e va a fare una richiesta di caricamento, di inserimento di un nuovo esame al server e questa API era quella della post. Ricordate, c'era la post exams. Quindi siamo in API e facciamo fetch di exams.
Ricordate che però dobbiamo fare una post, quindi come si fa a fare la post? Bisogna passare un oggetto che inizializza la fetch in maniera diversa dal default, quindi mettere method almeno post e poi inserire gli headers, un object literal che inserisca almeno il content type. Content type, application JSON e virgola, non fa lo stesso, insomma, e body. A questo punto mettiamo JSON stringify di quello che dobbiamo spedire, che è exam. E sostanzialmente abbiamo scritto la nostra post. Quindi questo di per sé potrebbe già funzionare, però in realtà dobbiamo farlo funzionare insieme a quello che facciamo di qua nel main. E quindi qui ci aspettiamo di ritornare una promise, perché se usiamo il then vuol dire che la funzione precedente ritorna una promise. E quindi potremmo fare sostanzialmente fare in modo che la funzione ritorni una promise. Nel momento in cui vogliamo che una funzione ritorni una promise, è una promise che però sostanzialmente ci dica com'è andata l'operazione, quindi non possiamo far ritornare direttamente la response della fetch, perché vorremmo processarla qui per far capire a chi ci chiama se effettivamente è andato tutto bene, c'è stato un errore e così via. Quindi per fare una funzione che ritorna una promise, return new promise. Promise, e quindi diciamo resolve reject e a questo punto qui dentro facciamo tutto il resto, quindi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, poi chiamiamo al bisogno resolve reject. Quindi abbiamo spostato dentro la fetch. La fetch, anch'essa ci dà una promise, ma lo vogliamo processare qui. Quindi, qui dentro, vogliamo sostanzialmente andare a prendere la response e andare a fare delle operazioni. Quindi, quantomeno l'operazione più banale, cioè se response ok, allora va bene, resolve. E in realtà non abbiamo nulla da ritornare, quindi possiamo anche dire resolve null. Perché non c'è alcunché da dire. E se invece non c'è response ok, e quindi faremo la reject della promise con un eventuale errore o qualcosa. Per ora diciamo lasciamo perdere questa parte che è un po' più complicata, un po' più noiosa, un po' più lunga da affrontare. La troverete poi nei commit della soluzione finale caricata sul Git. Se andate a vedere il commit precedente ci sarà questa versione parziale, e se andate a vedere la versione finale ci sarà anche la gestione degli errori fatta in maniera diciamo come si dovrebbe fare. Ecco. To do, quindi lasciamo da fare inspect the response to get the cause of error. Quindi nella versione finale ci sarà. Però per ora diciamo che ci basta decidere che facciamo resolve reject, e poi in realtà anche qui dovremmo, se facciamo reject, agganciare col catch e quindi fare qualcosa per diciamo in qualche maniera gestire l'errore, visualizzarlo all'utente, fare qualcosa di questo tipo. A questo punto dovremmo essere in grado di fare il nostro test, quindi salviamo tutto. Ricordiamoci di salvare sempre tutto e di andare a ricaricare la pagina per prima cosa. Quindi post. Ah, in realtà ci serve ancora la lista dei corsi, perché altrimenti è inutile farla post, perché diciamo non avremo l'identificativo corretto del corso. Quindi aggiustiamo ancora questo aspetto nel codice. In realtà ci siamo dimenticati ancora una cosa qui, che avevamo il get exam e insert new exams, che era da esportare.
quindi non dimentichiamoci di questo, che mi era segnalato anche dal fatto che questo era di un colore differente. Però a parte questo, diciamo che avremo necessità di avere anche una funzione che ci ritorni la lista dei corsi, quindi un get all courses che venga caricato dall'altra parte, eccetera. E non voglio farvi perdere troppo tempo su questo aspetto, quindi sostanzialmente andiamo a prenderlo, copiarlo e incollarlo perché funziona esattamente come la get degli exam. Quindi possiamo semplicemente farci andare qui a incollare tutto quanto, quindi get all courses, fetch courses eccetera, e quindi get all courses anche qui da esportare, e poi passare nel main e andare a caricare ovviamente i valori all'interno del form. Quindi questa parte era la predisposizione del form e andiamo a fare l'incolla del codice. Quindi è diciamo, il precaricamento di tutti i nomi. E quindi andiamo a prendere dall'API, get all courses, attendiamo la risposta e mettiamo nella select con un for each tutte le varie opzioni con nome, il codice e il corso. Quindi a questo punto di nuovo andiamo a provare. Ricarichiamo, ci vuole un po' più di tempo. Ops, devo aver fatto qualcosa che non va. Quindi di nuovo, quando c'è qualcosa che non va, sempre andiamo prima di tutto, consultiamo la console, main 58, e in effetti ci saremmo dimenticati di nuovo la solita storia. Await, quindi questa è una funzione async, se no non funziona nulla, se non riesco a cliccare async. Ok, quindi async e questo dovrebbe bastarci. Vediamo. Quindi questa volta viene caricato. Quindi più ci fa comparire la lista. Questa lista però non viene caricata. Quindi console course is not defined. Oh, mi sono dimenticato di importare i courses. Quindi nell'API. Quindi ho usato i course, course, e quindi ci sarà da importare i corsi. Ops, quindi, ulteriore test. Diciamo, non ci vedo nulla di male nel fare tanti test, nel senso che appunto così scoprite subito dove sta l'errore, non è inutile che scrivete tutto il codice e testate alla fine perché altrimenti non finite più. Mettiamoci un voto che so, Information System Security, e ci mettiamo un bel 30, mettiamo una data qualsiasi, save, e effettivamente è andato. Quindi effettivamente abbiamo fatto refresh, abbiamo fatto tutto il meccanismo che serve a far funzionare l'applicazione. Quindi potete anche vedere il tutto nell'inspector con il network, e quindi questo vi cancella le richieste, quindi vi consente di focalizzarvi solo sull'ultima. Computer Architectures, di nuovo, giorno dopo. Save, effettivamente vedete il metodo post che va verso il server con questa è la risposta, content length 0 e la richiesta col content type application JSON corretto e così via. E quindi, e poi questo, vabbè, è il caricamento successivo degli esami che include anche quello che abbiamo inviato. Prima di chiudere vorrei riflettere con voi su un paio di cose che abbiamo visto. Allora, prima di tutto abbiamo creato delle funzioni per andare a caricare diciamo i nostri dati. Sono funzioni di tipo asincrono perché usano delle funzioni che abbiamo racchiuso in questo file API per nostra comodità.
che sostanzialmente ritornano delle promise. E questo è, diciamo, il metodo moderno e, diciamo, corretto di fare le cose, così che non viene bloccata la user interface nel momento in cui deve andare a fare questa operazione di caricamento. Nel momento in cui il caricamento è terminato, verrà chiamata, quando possibile, la callback, dall'event loop viene posta sullo stack, nel momento in cui lo stack è libero, e viene eseguito il codice che poi va a popolare le informazioni all'interno del DOM e così via. Secondo aspetto è quello che abbiamo lasciato un po' in sospeso, che è quello che però non affronteremo in queste lezioni, che è sostanzialmente la gestione degli errori. Gestione degli errori che diciamo, va un po', da capire come fare, però abbiamo tutti gli elementi nel momento in cui abbiamo appunto le promise. Le promise possono essere risolte con un successo oppure con una reject, e nel momento in cui facciamo la reject potremmo pensare di passare dei valori, qualche cosa che poi lato main può essere agganciato, per esempio tramite appunto che sono un catch, e andare ad agire sulla visualizzazione nell'interfaccia, e che so, per esempio in quel div che avevamo lasciato qui apposta, perché poi lo troverete nel codice finale. Questo div che è invisibile, possiamo mostrare un messaggio di errore, quindi scrivere un po' di codice per creare un oggetto con la sua formattazione CSS, Bootstrap, eccetera, per andare a fare visualizzare errore. E questo errore ci verrà appunto passato dall'API. A seconda del tipo di errore, distingueremo dall'errore di rete piuttosto che un errore che ci arriva come risposta nel body delle post, eccetera, e così via. Troverete però poi tutti i dettagli nella fase, nell'ultimo commit sul GitHub. L'ultima indicazione è il fatto che nel momento che abbiamo già sviluppato un nostro modello, per esempio di classi, per quanto che le classi esistano in JavaScript, però appunto per i corsi e gli esami, che è cosa che avete già fatto nel laboratorio precedente, e se l'abbiamo fatto bene, appunto dovrebbe essere tranquillamente riciclabile all'interno del progetto. Nel senso che, appunto, per modellare nella memoria i nostri elementi, abbiamo a disposizione queste classi con i suoi metodi, costruttore, eccetera, eccetera, e dobbiamo sostituire la logica, ovviamente, di gestione del caricamento e dell'inserimento dei dati, ed è quello che abbiamo fatto in questa lezione. Quindi col main siamo andati chiaramente a chiamare dei metodi inseriti in queste API che ci consentono di andare da un lato a inserire nuove informazioni e dall'altro andarla a recuperare dal server. E tutto il resto di per sé è diciamo, sono argomenti che abbiamo già visto nei laboratori precedenti. Direi che quindi avete tutto il necessario per andare a svolgere il prossimo laboratorio, e quindi per andare a scrivere la parte client del vostro progetto che usa appunto questi che usa i task, e quindi potete sostanzialmente andare ad utilizzare l'API REST che avete preparato nel laboratorio precedente e andare a realizzare la vostra applicazione web, prima applicazione web completa, che ispirandovi magari alla soluzione appunto che abbiamo messo a disposizione. Grazie per l'attenzione e buon lavoro per il laboratorio.